Ciao a tutti, sono Richard Benson e questa è una canzone che ho scritto. Il 3 novembre 2021 esce su YouTube una canzone registrata all'aperto, in bassa qualità e senza troppe pretese. L'opera di un uomo che potrebbe essere considerato da qualcuno un vero e proprio artista, E io so da Hollywood. ma allo stesso tempo da qualcun altro un mero personaggio trash, un fenomeno da baraccone. Ma indipendentemente dalla definizione che gli si vuole affibbiare, parliamo di una persona che è sicuramente riuscita a lasciare un'impronta nel mondo e a far parlare di sé, nel bene e nel male. La sua storia è confusa e piena di alti e bassi, ma indubbiamente c'è molto di più da raccontare rispetto al singolo urlo disumano. E ai meme storici che tutti quanti ricordiamo. Come cazzo è fatta entrare questo? Meme che, seppur di altissimo livello, non bastano a riassumere la storia di questo personaggio. Durante la registrazione della prima versione di Processione, si trovava ricoverato in una clinica a causa di vari problemi di salute che lo avevano costretto a ritirarsi dalla scena musicale e della TV. In quel periodo aveva inoltre limitato qualsiasi tipo di apparizione pubblica, ma di tanto in tanto caricava video sul suo canale YouTube. E proprio Processione, in particolare, catturò l'attenzione del produttore Francesco James Dini e del batterista Marco Torri. Si misero quindi in contatto e iniziarono le registrazioni. Lui aveva compreso che l'operazione non mirava solo a una produzione discografica, ma alla pulizia della sua figura e alla rivalutazione di un artista mai completamente compreso dal grande pubblico. Ed effettivamente Processione ha un mood molto diverso da quello delle canzoni presenti nell'Inferno dei Vivi, l'album pubblicato nel 2015 in cui è presente anche la sua canzone più famosa, I Nani. Adesso, di musica io non capisco un cazzo, ma alle medie pagavo il tizio seduto al banco dietro di me per suonare in playback al posto mio, quindi limiterò il mio commento tecnico a un semplice mi piace. Quindi il 5 aprile 2022, dopo l'idea e il successivo incontro tra i membri che avrebbero preso parte al progetto, segue l'annuncio pubblico. Ho scritto un pezzo nuovo. Il pezzo si chiama Processione. E per quanto non si possa constatare molto da un video, sembrava ad una prima occhiata non solo più in salute fisicamente, ma anche molto felice e soddisfatto di presentare il suo nuovo pezzo. Un brano che doveva essere l'inizio del suo riscatto, uno strumento utile a togliersi di dosso i resti di quel personaggio che lui stesso si era costruito nel tempo. Un personaggio che indubbiamente funzionava e che l'aveva aiutato a raggiungere un certo tipo di fama, ma che probabilmente è anche stato la causa della sua deriva e della sua relegazione a mero personaggio trash. Ma Processione, che esce il 4 giugno 2022, non sarà ricordata come l'inizio del suo riscatto, della sua rinascita artistica, ma piuttosto come un lascito, come la fine della sua storia e l'inizio del mito. Muore infatti il 9 maggio 2022, un mese prima dell'uscita di Processione. Lui si chiamava Richard Philip Henry John Benson. E oggi vi racconterò la sua storia. Scrivo stupide e inutili metafore. Sono un imbroglio, un inganno. Il fatto stesso che io possa iniziare questo capitolo parlando del nome di Richard e della lore che c'è dietro dovrebbe iniziare a farvi capire quanto il racconto della sua vita sia sfaccettato e circondato dal dubbio. Richard Philip Henry John Benson nasce il 10 marzo 1955 a Woking, in Inghilterra, ma sono proprio le sue origini britanniche a venir messe in discussione da diverse persone che volevano limitare Richard Benson a mero nome d'arte e indicare Riccardo Benzoni come il suo vero nome. Non si sente più parlare di Riccardo Benzoni o tutte quelle stronzate che dite voi. Nel tempo ci sono state varie prove a conferma delle sue origini britanniche, una tra tante durante il matrimonio tra Richard e Esther Esposito, filmato e disponibile integralmente su YouTube. Il funzionario incaricato pronuncia con cura il suo nome. Silenzio! Richard Philip Henry John Benson. Bravo! Facciamo un po' questi. Vamo a sentire che
Dopo famo cagare. Piccolo fun fact: riguardando quel video ho spottato un Dudubbi selvatico in mezzo alla folla, ma a quanto pare un vero e proprio precursore delle Live Earl. Oltre al matrimonio comunque ci sono vari documenti e in particolare il suo passaporto mostrato in più occasioni da Richard stesso per fugare qualsiasi dubbio. C'è il documento ufficiale mio che comprova che il mio nome è Richard Benson. La madre era italiana e si chiamava Marcella Giammona. Stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi, sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi. Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Per quanto riguarda il padre, non posso dirvi con certezza se abbia fatto o meno lo sbarco in Normandia con il padre di Mick Jagger. Mio padre aveva fatto lo sbarco in Normandia con il padre di Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones, sì. E poi era diventato direttore della Gillette a Milano. Per cui nel 1963 io con mio padre e mia madre ci siamo trasferiti a Milano e dopo, qualche anno dopo, siamo venuti a Roma. In un'intervista rilasciata a Noisy nel 2015, alla domanda quando è iniziato a suonare, Richard rispose: a 8 anni, per poi passare ad un gruppo semiprofessionale, The Artificial Paradise. In adolescenza ha inoltre fondato il gruppo Gli Atomi, con cui, in base a quello che ha raccontato recentemente, avrebbe fatto da spalla a diverse persone. E con il mio gruppo, Richard Benson e Gli Atomi, facevamo da spalla a Patti Pravo, a Mal, ai gruppi di quel periodo, anche i Primitives, i Rocks, l'Equipe 84, i Nomadi, i Satelliti, i Balordi, i Bisonti, c'erano tanti gruppi. Entra poi, appena 16enne, nel gruppo Progressive Buon Vecchio Charlie, che incide il suo omonimo album d'esordio del 1971, album che però verrà pubblicato solo nel 1990. Il gruppo comunque in quella data si era già sciolto da tempo. Durante questi anni inoltre inizierà la sua carriera da critico musicale su alcune riviste come Ciao 2001 e Nuovo Sound. Sbarcherà anche in radio nella rubrica Novità 33 Giri, ritagliata all'interno della trasmissione Per Voi Giovani ideata da Renzo Arbore. Dopodiché nei primi anni 80 farà il suo ingresso nel mondo della televisione, nel programma Ottava Nota. Ad oggi uno dei programmi più rilevanti a cui ha preso parte e che qualcuno potrebbe mettere in contrapposizione con Cocktail Micidiale, trasmissione che presenterà dal 2003 con caratteristiche e toni decisamente in antitesi rispetto al primo Richard di Ottava Nota. Si passa dal critico e assoluto conoscitore del mondo musicale allo showman, al cantastorie, al Richard surreale, folle ma allo stesso tempo geniale, che sfocerà però in un'ulteriore fase, quella della macchietta del Richard riconosciuto solo come personaggio trash e dei vari concerti ormai tristemente famosi. Vive la vita in una maniera molto diversa, cioè comincia a fregarsene del giudizio della gente, mentre prima era molto attento, dicevo come avrò suonato la scala, come avrò, ma si sentiva che il distorsore c'aveva un po' dei feedback. Dopo si perde, questo è un mondo che viene proprio sommerso, non esiste più un cazzo, come direbbe lui. Ma adesso vorrei fare un piccolo passo indietro e tornare alla questione delle origini britanniche di Richard. A qualcuno che non conosce la sua figura potrebbe infatti risultare strano che ci siano stati tutti quei dubbi sul suo stesso nome, perché le persone non si fidavano delle sue parole. Beh, negli anni Richard ha sempre raccontato storie assurde e surreali, soprattutto nella seconda parte della sua carriera. Questi racconti poi, con l'avvento di internet, divennero dei veri e propri cult. Ho già citato lo sbarco in Normandia del padre di Richard insieme al padre di Mick Jagger, la storia di un giovane magro e pallido che andava regolarmente a vedere i concerti del nostro Richard in tournée in America. Quel ragazzino ora si chiama Marilyn Manson. La zia Nellie McLean e la sua casa Palm Springs vicino alla madre di Romina Power. Lei ha due case, una a Palm Springs vicino a casa di mia zia Nellie McLean e Linda Christian, appunto la mamma di Romina Power. Ed ecco, vi spiegato tutto il mistero attorno alla sua figura, era Richard in prima persona ad alimentarlo. Ma quindi quanto c'è di vero in queste storie? Beh, a conti fatti più di quanto ci si aspetterebbe. Vi ho già detto che le origini e il nome di Richard ormai sono confermate e sappiamo che
effettivamente non si chiamava Riccardo Benzoni. Inoltre, grazie a diversi esperti della lore benzoniana, oggi sappiamo che è persino esistita la zia Nellie McLean, anche se immagino che non avrà avuto una casa a Palm Springs vicino alla madre di Romina Power. Comunque, da questo esempio si può cogliere molto bene la struttura delle storie raccontate da Richard. Con molta probabilità l'esoscheletro delle sue storie era sostanzialmente vero. Richard si limitava a costruirci attorno quello che voleva, col fine di ingigantirlo per rafforzare l'effetto finale. È qualcosa che inconsciamente sarà capitato a tutti di fare, voler raccontare qualcosa che ci è successo e finire per aggiungere nuovi elementi alla storia che prima erano sconosciuti anche a noi. A me ad esempio è successo spesso, con la differenza che io al massimo dovevo intrattenere un paio di miei amichetti tossici in una qualche via sconosciuta. Richard invece conduceva da solo una trasmissione televisiva e aveva davanti una telecamera e doveva intrattenere quante più persone possibili. Ma io posso pure raccontare la storia, una storia nel frattempo. Ecco, sono pronti? No, perché io posso da qua, guarda, adesso fermiamo tutto un attimo. E non solo era un genio a creare queste storie, ma anche a raccontarle. C'era uno che era sempre seduto sulla scalinata dell'Accademia delle Belle Arti. Alternava pause. Puoi chiedere di essere ammesso alla commissione per essere accettato nell'Accademia. Viene purtroppo rifiutato dall'Accademia. A urla disumane. Una sera! Capita in una taverna dove, sapete, i viennesi bevono birra, si ubriacano, si divertono. E lui va a prendere un boccale di birra, no? Per mantenere altissima l'attenzione dello spettatore. Proprio in quel momento scatta qualcosa nel suo cervello. Allora anche lui si contraddice. Perché da quel momento scatta una molla nel suo cervello. Va sul palchetto della taverna dove erano tutti ubriachi e comincia a parlare. Parla per circa 4 ore. La gente non beve più. La gente rimane impietrita a sentire i suoi discorsi. Aveva vinto qualsiasi tipo di timidezza e si era accorto finalmente del potere che aveva sulla mente delle persone. E per farlo arrivare concentrato al gran finale, in cui tutti gli elementi che ci aveva dato in precedenza, nel corso della storia, creavano il colpo di scena. Lui si chiamava Adolf Hitler. Andiamo avanti con i Pain of Salvation. E raccontare storie esagerate, surreali e immerse nella finzione non serve solamente a intrattenere, come è giusto che sia, ma anche a rifugiarsi dalla realtà in un certo senso, a superare gli imprevisti della vita, che ricordiamo essere il nemico. La vita è il nemico. La vita è il nemico! La vita è il nemico! Ed ecco ad esempio come nasce il bastone infernale, creato da due artigiani americani. L'ho fatta costruire da degli artigiani giovani in America, due americani. Con la testa di un teschio in avorio. Davanti c'è la testa di avorio. Di un teschio. Il becco di metallo. Se voi voltate qua, vedete la lavorazione, fa vedere il becco dietro, Ed. Fa vedere tutto il becco di metallo. È tutto di metallo. Qui sotto si vede bene con la luce, ecco, tutti intarsi di metallo. E la spada integrata. Una mia invenzione allucinante, no? Allora, ti aggrediscono, tu hai questo bastone, tu cammini col bastone, ma diciamo che in un attimo diventa un'arma micidiale. Facciamola vedere. Mettila così. È riuscito a trasformare in qualcosa di epico persino un bastone che alla luce dei fatti gli serviva solo come appoggio per riuscire a camminare, a causa del suo fisico sempre più debilitato e dei suoi problemi di salute, la maggior parte dei quali iniziarono dal famoso incidente di Ponte Sisto del 2000. Avendo sconfitto la morte, perché nessuna persona cade da 40 metri e rimane vivo, e oltretutto Richard portava gli occhiali da vista. Dopo l'incidente non l'ha più portati, incredibilmente. Chissà quale shock ha avuto il nervo ottico.
Attorno a questo incidente si sono create diverse leggende, ma io sinceramente non so dirvi con certezza cosa sia successo, nonostante questo sia una specie di spartiacque nella vita di Richard, o quantomeno un evento importantissimo che ha avuto serie conseguenze non solo sulla sua salute, ma anche sul suo personaggio e di conseguenza sulla sua carriera. Eppure ancora oggi non c'è nulla di certo, ma le teorie più gettonate sono sempre le stesse. Il tentativo di suicidio generato da un'artrosi che gli impediva di suonare come un tempo, un incidente in moto, un altro tentativo di suicidio ma questa volta causato da una donna che lo avrebbe lasciato, e infine un tentato omicidio, voce messa in giro da Richard stesso ma che a conti fatti risulta abbastanza improbabile. Nella recente intervista da Lundini, Richard ha confermato la teoria dell'incidente in moto. Io avevo delle moto molto belle, avevo un Harley Davidson originale degli anni 70 col manubrio alto, no? Tipo Easy Rider. Sì, sì, ma sono comode quelle. E purtroppo ho fatto un volo di 30 metri. Ah, vedi? Capito? Ho avuto 4 operazioni alla spalla. Quindi non erano comodissime. Ma è anche vero che esiste una vecchia clip in cui invece confermerebbe la teoria del tentato suicidio. Che si è buttata completamente nuda da un ponte, sembra quasi come se avesse voluto imitare me in un gesto simile che feci anni fa quando mi lasciò la mia vecchia donna Ira Delshaft. Finché sei Richard Benson, esci nei locali gratis, sei un personaggio famoso, c'hai tutte le donne che vuoi, c'hai i soldi, eccetera. Ma quando sei rinchiuso in un ospedale, mi avevano abbandonato tutti. L'unica persona che mi è stata vicino è stata Esther Esposito, tutti i giorni, per 9 mesi, non mancando nemmeno un giorno. Fatto sta che dopo questo incidente la sua carriera si fermerà per un anno intero a causa di danni non indifferenti agli arti inferiori e danni minori anche al resto del corpo. E mi verrebbe da ipotizzare che forse anche la sospettata artrite, di cui io non ho trovato conferma da nessuna parte, sia stato invece un problema generico alle mani causato proprio dall'incidente di Ponte Sisto, anche perché il calo tecnico più evidente si osserva proprio nei concerti post 2000. Con l'incidente che aveva avuto, ha sempre avuto un problema con la mano sinistra, per cui teneva sempre questo dito, l'indice, lo vedete anche in tanti video, nel video dei Nani, ma è anche sempre un po' su, non aveva ripreso completamente all'epoca la mobilità. Comunque da questa faccenda non ne uscirà cambiato solo dal punto di vista fisico ma anche dal lato spirituale. Quello che tornerà nel 2001 a presentare Ottava Nota infatti sarà un Richard profondamente diverso, almeno agli occhi di chi prima lo vedeva solo come un critico e grande conoscitore musicale. Proprio questi aspetti infatti iniziarono a lasciare sempre di più spazio alle sue doti da intrattenitore, da showman e da cantastorie. A questo suo periodo risale ad esempio l'aneddoto che ho citato prima di Marilyn Manson. Ovviamente a un cambio del personaggio è generalmente associato almeno in parte anche un cambio del pubblico, che diventerà ancora più marcato e definitivo dopo il passaggio da TV a 40 a Televita, passaggio che avverrà nel 2002 dopo la recessione del contratto di Richard con Franco Arnaudi, il direttore all'epoca di TV a 40. Probabilmente per una diretta conseguenza dei cambiamenti che ho prima citato o magari per motivi completamente slegati di cui non siamo a conoscenza. Fatto sta che la rinascita di Richard si compirà dal 2003 all'interno di Cocktail Micidiale, il programma da cui sono state estratte la maggior parte delle clip che col tempo sono diventate leggendarie. Meme che hanno contribuito a rendere in poco tempo super popolare la figura di Richard. Questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Questo infatti era il periodo dell'avvento massiccio di internet, lo stesso YouTube sarebbe nato proprio nel 2005, anno in cui Cocktail Micidiale andava ancora in onda. Questo programma valorizzava al massimo gli aspetti migliori di Richard, la sua teatralità, la capacità di gestire i tempi televisivi e quella di mantenere lo spettatore incollato allo schermo partendo dal nulla. La sua vena folle, ma allo stesso tempo geniale, aveva ormai preso il sopravvento, sostituendosi alla figura del generico critico musicale. Ha detto, sai che c'è? Il pubblico, non il pubblico. Pubblico mio, ma il pubblico che segue tutto, è il pubblico che segue, faceva questo esempio, senza dare giudizio, ma è un esempio suo. Oggi il mondo vede il Grande Fratello, che è una cagata, diceva lui, no? Vede questo, che è una stronzata, diceva allora a un certo punto, io che sono Richard Benson, sono uno che
per tutta la vita ha dato nella musica, adesso faccio tre stronzate e tutti mi seguono, infatti i posti erano pieni. Il problema è che questa degenerazione parte da un picco di degenerazione 6 e arriva a un picco di degenerazione 50. Questo cambiamento dal punto di vista commerciale si rivelò vincente, il pubblico si era decisamente allargato rispetto al Richard di ottava nota, anche se forse più che un allargamento sarebbe più giusto parlare di una vera e propria sostituzione. Conoscendo bene i meccanismi di internet non mi viene molto difficile immaginare cosa poteva sembrare Richard ad un tizio che non sapeva niente di lui e che si ritrovava in vari forum, gruppi di vario tipo, magari proprio nella neonata YouTube. Inondato di meme, leggende e scene di follia pura estratte dallo stesso cocktail micidiale o magari dai vari live infernali. Infatti, dopo la riabilitazione causa Ponte Sisto, durata un anno, ripresero i concerti dal vivo. Concerti che in realtà erano sempre stati decisamente animati e sopra le righe anche prima di Ponte Sisto, verso la metà degli anni 90, quando ancora presentava ottava nota. E a molti di questi concerti prese anche parte ad esempio la pornostar Milly D'Abraccio, e questo dimostra come all'interno di Richard sia sempre esistito quello spirito da showman folle e da intrattenitore imprevedibile. È quindi sbagliato pensare ad un Richard composto e ad un calmo critico musicale che dopo l'incidente si trasforma in un toro impazzito che sacrifica polli a Sadana. Ma con il cambio del pubblico i live divennero dei veri e propri campi di battaglia. La musica era ormai un elemento di contorno e lasciava spazio alle storielle e ai momenti surreali improvvisati e inaspettati. Ma perché proprio a me? Perché sei un coglione! Ma perché proprio a me? Un continuo scambio di insulti tra l'artista e i suoi fan. Iniziarono dopo poco tempo anche i primi lanci di oggetti. Si trattava effettivamente di uno scontro impari a livello di numeri, che però era compensato dall'enorme personalità di Richard. Era una sfida aperta in cui il successo o meno dello spettacolo derivava soltanto dalla sua capacità di gestire quella situazione di svantaggio. E mi sembra anche scontato dire che Richard ci riusciva alla perfezione. Ti voglio far vedere le mie spalle e le mie braccia come sono forti. I pericoli di un meccanismo di questo tipo però non sono difficili da immaginare. Sostituite il Richard forte, pieno di energie, capace di gestire il suo pubblico, con un Richard malato che cammina a malapena e che non è più in grado di difendersi. Ed ecco che la stessa situazione che prima poteva sembrare divertente e scherzosa adesso non è nient'altro che un'umiliazione unilaterale, un triste spettacolo in cui Richard diventa capro espiatorio utile ad accogliere tutte le frustrazioni del pubblico. Il periodo del cosiddetto massacro di Palestrina aveva come protagonista un Richard perseguitato dai problemi di salute e da problemi economici che probabilmente ne erano proprio una diretta conseguenza, oltre al fatto che non lavorava più in TV. Si trovava quindi in una situazione in cui gli era molto difficile rifiutare ingaggi dai vari locali, a prescindere da come si stava evolvendo la situazione. Lo stop dei suoi concerti live infatti coincide con il servizio della Repubblica nel quale Richard, insieme alla moglie Esther, chiede aiuto ai fan tramite donazioni, dicendo di essere affetto da problemi cardiocircolatori e di trovarsi in condizioni economiche precarie. Da quel momento in poi le sue apparizioni pubbliche diminuirono sempre di più, ma nel 2020 iniziò a pubblicare sul suo canale YouTube le canzoni che scriveva con l'aiuto della sua collaboratrice dalla clinica in cui si trovava per i suoi problemi di salute. Io in questo mondo io cercato sempre, sempre di essere io. Ma qual è stata la causa del suo declino? E perché il pubblico si è rivoltato contro di lui? A mio parere Richard è stato divorato dallo stesso personaggio che lui stesso aveva creato e che in un primo momento le persone sembravano adorare incondizionatamente. Ma la stessa formula, ripetuta nel tempo senza nessuna evoluzione, non per forza continuerà a funzionare. Questa situazione mi ricorda un episodio di SpongeBob. Per farvela breve, SpongeBob si strappa per sbaglio i pantaloni e crea involontariamente un meme. Dopo essersi accorto del potere
sapere che a quel singolo gesto lo porta all'estremo. Non si evolve e continua a riproporre lo stesso joke, si rovina con le sue stesse mani. Ed ecco che dopo poco tempo il meme muore e SpongeBob viene isolato da tutti, anche da chi prima rideva ai suoi pantaloni strappati. Questa puntata ci mette in guardia su quanto sia pericoloso farsi divorare dal desiderio di apparire a tutti i costi, e su internet cose di questo tipo sono successe innumerevoli volte. E in questo senso Richard è stato un precursore anche nel suo declino finale. Ormai infatti è risaputo, i meme nascono e muoiono con la stessa semplicità e velocità, e la maggior parte delle volte non è chi li crea a decidere la loro aspettativa di vita. Ma finché parliamo di una parolina del cazzo, di un aneddoto specifico o robe simili, la situazione non è pericolosa. Al massimo risulti fastidioso se usi continuamente meme ormai morti. Però la situazione diventa pericolosa nel momento in cui una persona fisica si carica addosso tutte le responsabilità e si trasforma lui stesso in un meme vivente. Questa scelta può sicuramente portare enormi benefici a livello commerciale, esattamente come è successo all'inizio a Richard, ma comporta allo stesso tempo dei rischi non indifferenti. Perché stavolta se il meme muore, muore chi ci sta dietro, commercialmente e in alcuni casi anche a livello di immagine pubblica. È come fare il funambolo su un filo sottilissimo: se sei abbastanza bravo le persone sotto di te ti aduleranno, ma basta un passo falso e quelle stesse persone, senza pensarci troppo, distoglieranno lo sguardo lasciandoti cadere rovinosamente a terra. Adesso potrei star qui ad elencarvi vari personaggi trash che nel tempo hanno fatto questa fine, che sono nati e si sono estinti come delle meteore, ma non lo farò per il semplice fatto che io non considero neanche lontanamente Richard Benson un personaggio trash. Secondo me lui era un intrattenitore consapevole ed era bravissimo in quello che faceva, c'è una bella differenza che però non tutti riescono a vedere ad una prima occhiata, e sono sicuro che a quei tempi comunque quasi nessuno ci riusciva. Infatti più che paragonarlo ad un personaggio trash qualunque, ho pensato ad un esempio più azzeccato, uno dei più grandi troll della storia dell'internet che ha elevato il meme ad una forma d'arte, Filthy Frank. Ora, tenendo presente le differenze ovvie che tra i due ci sono, la più importante è che uno ha accuratamente craftato il suo personaggio sapendo alla perfezione quello che stava facendo, e l'altro invece ha avuto un'intuizione, sì, quella di puntare sulla parte più estrema del suo carattere, che però poi si è rivelata più grande di quanto avrebbe pensato e a quel punto ha semplicemente cavalcato l'onda. Ma trovo anche vari elementi in comune tra i due. Immaginate cosa sarebbe successo se Filthy Frank non fosse morto alla nascita di Joji. Far coesistere due personaggi così diversi è impossibile. Non puoi mangiare torte ai capelli il giorno e pubblicare Slow Dancing in the Dark la notte, così come non puoi sacrificare Polly a Sadhana e cantare canzoni di un certo tipo, anche se probabilmente, almeno dall'idea che mi sono fatto io studiando la sua carriera, dalla metà degli anni 90 il suo obiettivo probabilmente era proprio unire il personaggio alla tecnica. Solo che alla fine non ha dato i frutti desiderati e quindi, dopo la caduta che gli ha procurato anche difficoltà a suonare come un tempo, ha deciso di concentrarsi sul modellare quel personaggio che aveva introdotto. Aveva messo più avanti questo personaggio particolare e un po' freak, e non poteva essere che così, perché in quel momento non aveva neanche la mobilità e la capacità di fare certe cose. E infatti le canzoni del Richard pre-meme, diciamo, sono molto diverse dalle canzoni fatte pensando solamente a cavalcare il personaggio, e cambiano ancora nel momento in cui quest'ultimo muore metaforicamente. Nonostante alcuni pezzi di Richard mi piacciono molto, io sono del parere che il suo talento più grande sia sempre stato quello da showman. L'ho sempre visto più come un attore teatrale che come un musicista, e nel tempo le sue capacità come tale sono state messe in dubbio da molte persone, ma la mia opinione, come quella di chiunque altro, sarebbe stata irrilevante alle sue orecchie. Ti accetti le critiche? E certo che accetto, a me non me ne frega un cazzo! E il talento più grande di Richard Benson risiede proprio in questo. Avrebbe potuto anche avere il mondo intero a denigrarlo, ma io sono sicuro che, a prescindere da tutto, avrebbe continuato a fare musica con la stessa passione che ha sempre dimostrato di avere. Anche dopo aver lasciato il palco ricoperto da generi alimentari di vario tipo, e anche mentre era ricoverato in una clinica per i suoi innumerevoli problemi di salute, ha continuato a suonare come se niente fosse. E viveva solo per la musica. Lui poteva non mangiare per settimane, ma se non ascoltava musica, non faceva musica, non sentiva musica, lui era come se fosse, come dire, morto. Ah, per la cronaca, quella puntata di cui vi parlavo prima si chiude con una canzone che, seppur semplice, serve come mezzo per trasmettere i sentimenti di SpongeBob, che riesce così a farsi di nuovo apprezzare da tutti e a far capire di non essere solamente il tizio che si strappa i pantaloni. Ecco, io spero che almeno in parte, magari proprio con la sua ultima canzone, ci sia riuscito anche Richard. Oltre ogni soluzione,
senza rete, sulle onde di un destino incerto.